Mi chiamo Violetta Parr. Cerco una signora di nome Miguelina, però non so dove vive. E perché? Perché mi insegna a cantare. Ci voleva qualcosa di speciale per raccontare la vita di Violetta Parra, una delle figure chiave della musica tradizionale sudamericana e del folk internazionale, autrice di più di 3.000 canzoni, alcune delle quali indimenticabili, come Gracias a la vida. Poetessa. Andras Wood questo quid lo ha trovato e ne ha fatto l'ingrediente più prezioso di Violetta Parra, Went to Heaven. Eccola. Ho il piacere di presentarvi la cilena Violetta Parra. Un grande applauso. Tratto dal romanzo scritto dal figlio della cantante cilena, Ángel, il film è quanto di più lontano possa esserci dallo sterile racconto celebrativo. Non viene dipinto il santino di Violetta, ma ne vengono raccontati momenti salienti attraverso una narrazione che poco concede agli stereotipi del biopic, pur soddisfacendo una delle esigenze primarie della biografia, quella di far conoscere dettagli importanti della vita di un artista o di un personaggio noto. Avanti, cammina! Fuggire dalla geografia spicciola vuol dire non offrire alla platea cinematografica un piatto precotto, vuol dire scegliere un modo diverso di raccontare, vuol dire fare appello alla concentrazione dello spettatore, sfidarlo, invitarlo ad ascoltare e vedere attentamente, che era ciò che Violetta pretendeva dal suo pubblico. Questo film è articolato e oscuro quanto la sua protagonista, un personaggio pieno di contraddizioni, artista eclettica ed empatica, poetessa, tessitrice, pittrice, ma soprattutto donna passionale e rabbiosa, talvolta dispotica e violenta, disposta a tutto pur di vivere alla sua maniera, senza mediazioni o facili soluzioni. Ma non si spaventi, non ho intenzioni. E Wood tutto questo ce lo mostra con pudore. Non mi offenderò per questo. Ah, benissimo. Quanti anni ha? Oggi non me lo ricordo. Tu alla pietra, ay, sì, sì, sì.